Si costruisce una tamburo tra 13 anni. Però aspetta, mi voglio preparare tutto. Questo qua è questa qua. Allora, siamo pronti per costruire questa tamburo, le varie fasi. Allora, questo qua è un pezzo di legno di faggio senza piegare, è dritto. Si fa il taglio di 10 cm di larghezza e 1,70 m di lunghezza. Per fare una tamburo sui 40 di diametro. Basta un po' qualcuno. Che fanno? No, è che poi dalla striscia di legno di faggio così viene piegata, viene arrotolata e diventa un cerchio. Il cerchio si forma fissandolo con due chiodini. Ma questo cerchio qua è quello di 1,70 m, no? Più piccolo. No, questo qua è una tamburra che viene più piccola. Questo viene sui 35. Quali sono le dimensioni perché la tamburra? La tamburra 35 e 40 di diametro, le tamburre standard. Quando viene fissato e non si muove più. Ecco. Poi dopo fissate il cerchio che è diventata la circonferenza. Sulla circonferenza del legno vengono fatti questi fori circa 10 cm lunghi dove vengono messi i sonagli. I sonagli li ricavi tu? Sì, sì, sì. I sonagli li recuperiamo da latta e facciamo i cimbali. Viene fatto un manico dove si mantiene la tamburra per suonarla e poi dopo ci stanno questi forellini di 10 cm lunghi. Questi sono i sonagli e poi dopo passiamo ai sonagli. Lo facciamo vedere il legno. Ecco qua. Questo diciamo un cerchio di tamburra finita. Senti, voglio sapere una cosa, ma come vengono fatti? Con quale criterio i buchi qua? Cioè ci sta una dimensione oppure li fai a caso? Faccio cosa vuoi, perché dopo tante tamburre che ho costruito. Ma ci dovrebbe essere comunque un. È fatto a caso oppure ci sta un motivo, no? Perché vengono messi così? Perché vengono fatti con questa forma? A questa distanza? Questa è la tamburra, ce n'ha 16, devono venire 16 cimbali. 3 doppi e 2, i primi due vengono fatti singoli. Perché negli angoli vengono messi? Cioè, perché deve essere pure bilanciata la tamburra. Quando tu metti i sonagli, la tamburra deve essere bilanciata. Se no, se la metti. Quindi negli un po' angoli vengono messi. Inizialmente 2 e poi al centro vengono 3 doppi. Che questa qua non ci stanno però. Però possiamo fare un esempio con questa. Ecco qui. Doppi, singoli, doppi, doppi, doppi e singoli. E sono 16 cimbali. Ma è anche una questione di suono, quindi, per il suono? Sì, 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 la tamburra proprio, la tamburra originale per la tamburrata c'ha 16 cimbali. Allora, stavo dicendo, dopo preparate il cerchio, si prende il cerchio e si va verso la pelle, perché il cerchio deve essere ricoperto da una pelle. Questa è pelle di? Pelle di capra. Ma dove la pigli? È anche capo dei pastori, li compriamo e poi ce li puliamo. Cioè, i pastori la fanno apposta, oppure? No, i pastori li buttano. Dopo ucciso l'animale, si prendono la carne, le pelle le buttano. Allora noi andiamo a riciclare pure le pelli. La pelle, prima di vederla così, ci stanno i peli sopra, viene pulito con la calce, c'è un procedimento un po' lunghino. Con la calce del Vesuvio, quello in pietra, si fa stare 3-4 giorni là dentro e poi dopo 3-4 giorni si prende la pelle, si stende su un tavolo e con un coltello si puliscono i peli. E poi eccola qua come diventa. Personale. Come fai a stenderlo? Su un telaio di legno. Adesso vediamo proprio la forma di questa la
la misura un poco più largo del cerchio. Poi, perché non ne faccio uno, ne faccio parecchie, ci metto un numero vicino al cerchio, uno e un'altra vicino alla pelle, per non far confondere, che se ne costruisci 10 si imbrogliano le pelli. Questa una volta misurata, non la devi fare imbrogliare. Poi dopo ho fatto il segno, segnata la pelle, sì. Poi la pelle che va montata sopra, però prima di montarla questa qua deve stare perlomeno 6-7 ore nell'acqua per ammorbidirsi, e così viene montata bene. E adesso la portiamo nell'acqua, l'acqua sta qua, facciamo solo finire, ecco, sta 6-7 ore nell'acqua così e poi dopo si monta. Puoi anche metterne più di una in questa bacinella, sì, sì, o sì, una, sì, alla, sì, volta. Sì, ma pure 10, riempi un po' di acqua in più, senza problemi. Come lo metti a fare con la colla? O con la... con il vino? Ah, col vino arrivo da qua. Per prenderla bene. E quello poi quando si ammorbidisce si tira, montando a montando. Elastica. E poi, dopo ho montato la pelle sul cerchio, si asciuga, dopo altre 10 ore, sì. Quando si è asciugato succede questo. Quindi 7 ore più 10. Nell'acqua, ecco qua la pelle come viene montata. Qua arriva fino qua sotto, poi la tagli. Cioè, la tagliamo in diretta. Questo per esempio dopo montata, era bagnata, si è asciugata. Ecco, si mette un'elastica sopra per far presa bene la colla con il Vinavil che... E poi deve stare perlomeno 2 giorni questa qua. 2 giorni? 2 giorni. Dopo seccata, ecco qua quello che succede. Si toglie la mano, l'elastico. Ecco. Poi si prende un coltellino. Con la pasta per il momento, no? E si taglia tutta questa pelle in più. Da quanti anni costruisci d'amore? Quanti anni? Sono quasi 20 anni. Quasi 20 anni. Che bellissima tradizione e tecnologia, vedi? Scusate, prego. La pelle. Abbiamo lavato un po' il residuo a mezzo. Poi vogliamo un po' un martellucci, perché oltre al Vinavil vengono messe pure delle spellette. Abbiamo filmato la tamburo, questo è un tamburello per tarantella. Dopo ho fatto questo servizio di schiacciare bene le spillette, viene messo un po' di pasta. La differenza tra tamburra e tamburello e tarantella è pure per le tamburre, no? Perché la differenza tra tamburro e tamburello?
Ad amore si suona la tamburiata la prima cosa. Non dico pure differenze perché... Aspetta, perché che differenza ci sta come costruzione? Bravo. Allora, ad amoriata ci vuole la tamburra e per la tarantella ci vuole il tamburello. La tamburra, come vedete, è molto larga e la pelle è di capra, molto più doppia perché il suono deve essere più grezzo, mentre invece la tarantella è pelle di capretto, molto più sottile, e il legno del cerchio di tamburello è molto stretto e vengono messi assai sonagli perché il suono deve essere più sensibile. La tamburra deve essere più grezza, mentre invece per la tarantella il suono del tamburello deve essere molto sensibile. È più raffinato, diciamo. Più raffinato, sì. Molti sonagli vicino, come vedete. Cioè, diciamo che la cassa armonica là deve essere più grossa, qua deve essere più sottile. Proprio la cassa armonica. Perché il suono deve essere proprio molto più basso, molto più grezzo, proprio perché usavano i contadini per la tamburella. La tarantella, come nasce la tamburriata? La tarantella è una cosa vuota, la tarantella, perché dice che i signori che stavano nelle città, dice ma sti cafuni, che hanno fatto questi tamburra così, sono proprio i cafuni. Il re la portò a corta la tarantella. E poi dice ma sta tamburra perché apposta di essere così grezza, facciamo una cosa molto più soft, più sensibile, più... E si sono inventati per il tamburello. E questo è un tamburello. Che però non c'ha niente a che vedere con la pizzica, poi la tarantella. La tarantella in generale è una, però ogni regione del sud Italia c'ha un modo di fare la tarantella. C'è sta la tarantella che abbiamo pure noi nella Campania, la tarantella di Montemarano. Poi se vai nelle Puglie c'è la pizzica, se vai nella Calabria ci stanno le tarantelle calabresi, se vai in Sicilia ci stanno le tarantelle siciliane. Si va a Sardegna, ci stanno le tarantelle sarde con i launet, bass e tamburelli, guardate. E poi c'è stata una tarantella pure di tutto il centro Italia, diciamo come era lo stato pontificio. Quello là si chiama Saltirello. A Roma diciamo ci sta il Saltirello? No, tutto il centro Italia, fino a dove arrivava lo stato pontificio. Se vai nel Lazio ci sta un Saltirello laziale, se vai... nelle Marche c'è il saltarello marchigiano, se vai nell'Abruzzo, saltarello abruzzese. Comunque nasci in Puglia? No. A Taranto? No, non nasce niente. Nasce a Taranto la... A tarantella sono varie forme. In ogni regione c'è il suo modo di fare la tarantella. Spiegaci un po' la tamburriata. Una cosa, Antonio, quindi la tamburriata invece è solo campana, non è come la tarantella che... La tamburriata è solo vesuviana. Solo vesuviana? C'è il Vesuvio, nemmeno campana. E ci stanno varie zone di fare le tamburriate. C'è l'Agro Nocerino Sarnese dove ci troviamo. E c'è un modo di suonare, cantare e ballare in un modo. Se andiamo verso Somma Vesuviana... Cioè, c'è il modo di ballare? Spiegaci. C'è il modo di Somma Vesuviana, che è un altro ritmo, un altro canto e un altro suono. Poi c'è la zona di Giuliano, a est di Napoli, non è conosciuto solo per i fatti di cronaca, anzi c'hanno una bellissima tradizione. E poi ci sta quella della costiera amalfitana, quella precisamente di Maiori. Tutte queste tamburriate che ho citato fino adesso, prima di quella di Maiori, la tamburra se ne suona sempre una sola, se guardiamo sempre il lato autentico. Pure se attualmente queste cose non le guardano più, per esempio nell'Agro Nocerino suonano con due tamburri. Nella sommessa sono 5-6 tamburi, a Giuliano sono 3 o 4 tamburi. Perché quante dovrebbero suonare? Una? Sempre una. E l'unica zona, stavo dicendo, che si può suonare più di una tamburra è quella di Maiori, nella costiera amalfitana. Si possono suonare pure 50 tamburi insieme, perché il ritmo è sempre lo stesso, ci sta il suonatore più bravo che dirige questa orchestra di tamburi. Ed invece, nelle altre zone, i cantatori sono di più, è sempre una sola tamburra, mentre invece... la tamburriata di Maiori, assai tamburre e un solo cantatore. Come nasce proprio la tamburriata? Che non faccio io. Perché? Nasce. Perché? Ma pensi che sono musiche che hanno portato anticamente, che ne so, quando sono arrivati gli invasori da altre zone. No, tu una volta mi hai spiegato che comunque era per un modo per rilassarsi dei contadini, no? Per i lavori. Ah, ma non nasce così. No, io dico, vabbè, mo quella vesuviana. Dove veniva usata anticamente? Veniva usata dopo giornate dure nei campi e alla sera davanti alle masserie, alle cose, per farsi passare la stanchezza, si mangiava, si beveva e se sono. E la gente si rilassava e stava meglio. Una volta mi dicesti che nasceva proprio nel Vesuvio, per un motivo particolare.
La Moriata io penso che non è nata qua. La Moriata sì, è nato pure qualcosa da parte nostra, però è stata qualcosa che è venuto da fuori. Ah, sono mescolato. Araba, greca, non lo so. E perché se ne impadroniti solo la Campania, poi solo, vabbè, diciamo questa zona qua. Non lo so perché si è fermata qua, perché che ne so, non lo so. Tu come ti sei cominciato a fare la mia piatta? Ah, c'erano i vecchietti della mia zona qua che cantavano, suonavano, da piccolo sono iniziato ad andare appresso a loro. E piano è entrata questa passione, questa cosa così, che adesso è diventato il mio mestiere. Qual è la differenza secondo te tra le tamburiate vere, originali, quelli proprio dei contadini e quelle che fanno oggi nelle feste? Nelle... Qual è la differenza? Adesso sta diventando tutto un business. Lo spettacolo è una cosa, su un palco pure io vado facendo gli spettacoli e ci danno i soldi. Mentre invece la tamburiata autentica penso che avviene solo in mezzo alle feste di Tamburiato. Dove portassi, ti ricordi quel casone che era? Ci stanno i contadini che poi, cioè non ci sta una strofa unica nella Tamburiato, ci stanno varie strofe che cantano i contadini così come viene. Improvvisato. Ma fu un discorso a volte. Ti facevo tante domande, non fu nessuno discorso. No, però no, stavo dicendo, la differenza dello spettacolo è una cosa, il palco, i microfoni. E una cosa è la Tamburiata vera, quella che si fa in mezzo alle feste. Per esempio a Maronne Regalì, a Maronne Magni, a Maronne Mondo Virgin, a Madonna di Somma Vesuviana. Ci stanno tante feste tra sacro e profano, e là io penso che la tamburiata è autentica. Anche se in queste cose iniziano a portare i microfoni, perché i cantatori come una volta non ce ne stanno più. Ma qual è la differenza che il Goppo Park e il Goppo che nasce così in campagna? Qual è la differenza? Te lo sto dicendo, scusa. Ma soltanto un fatto di microfono oppure un fatto anche di strofe cantate? No, le canzoni sono sempre quelle. Sono sempre quelle. Ma solo che diventa spettacolo, mentre invece in mezzo alla festa si fu un mucecchi, è una cosa autenticissima, che tutte le persone ballano, cantano e suonano, perché sentono quel giorno quella cosa di dedicare, che ne so, alle Madonne, al culto religioso, queste cose, e vengono maggiormente per il culto religioso e si mettono a cantare e a suonare, che ci stanno pure dei canti proprio dedicati a loro, alle Madonne, che sarebbe il canto a figlio. Si prova? Ma ci vanno anche sui buchi. Ricordo una volta vieni a vedere la tamburiata di contadini e là ci stiano per esempio canti che durano pure mezz'ora. E che la tamburiata si sa quando inizia, ma non si sa quando finisce. No, un po' più palca la canzone è la stessa, per esempio. Quando vai in queste feste, chi le cantano a come vena, cioè. Non cantano a come vena. Lo so. Sono solo testi già che sono... loro li sanno a memoria, non è che. Sì, però come se fosse. Come posso spiegare? Cioè non è una canzone unica. Mettono insieme tanti testi, tante parole. Chi li chiama il canzone? A fine dire di ogni storia, quelle sono storie che cantano. A fine dire di ogni storia fanno la votata. I veri cantatori, non è che tutti sanno questa cosa. In mezzo alla festa si trovano pure i giovanotti che stanno imparando. Io penso che se uno va in mezzo alla festa, è di sempre vicino a un picchiarino. O no? Il picchiarino è sempre più originale e ci hanno tante cose da insegnarci. Allora, la differenza fra i sonagli. Il tamburello e la tamburra stanno qua, sono di guarda, dammi allora questi più grandi si mettono vicino alle tamburre e ce ne vogliono di meno, mentre invece nel tamburello si mettono questi qua più piccoli perché il suono è molto più sensibile. Non lo so se si riesce a sentire. Hanno un nome dialettale specifico questi? No, sono sempre sonagli e che ne so, sonaglini più piccoli. Questa è la differenza, che sono proprio di grandezza.
E poi, mentre invece questi dei sonaglini per il tamburello sono più acciaiosi, che hanno un suono molto più alto. Mentre questi qua è latta proprio, sono più bassi. Più doppio. Guarda che sfizio, cioè vengono tutti... Fino alla male, quindi dall'inizio proprio a tamorra finita quanto tempo ci vuole? Per fare una tamorra? Sì, proprio dall'inizio, ma partendo da zero. Non è che ci vuole molto, solo che uno deve aspettare il periodo che la pelle sta nell'acqua, quelle 7-8 ore poi che si incolla, giusto? Senti, ma chi se ne compra di più le tamorre? Chi è che si... quelli che vogliono farla, la tamurriata, oppure per un fatto di... quelli e quelli, ma di più? Attualmente chi vuole fare, chi vuole. Attualmente è un momento proprio positivo per queste cose. Sì, Stanno proprio avvicinandosi parecchie persone. Ma pure le scuole, dico, com'è sto fatto? Cioè, è nato da poco, sto fatto. È da capire che qualcuno non c'è una fama da solo un latinoamericano. Saremo pure noi della tradizione nostra. Queste sono pure le leggi regionali che stanno pure finanziando le scuole che sto fatto, sai? Per proteggere la tradizione. Capite che è una parte dei radici nostri. No, paradossalmente con l'Europa Unita si è cercato di mantenere di più le tradizioni per non farle perdere, capito? Pure già prima dell'Europa Unita. No, però non ci stanno in legge che proteggono queste cose. No, hanno capito proprio che ha riciclato pure noi una cosa importante. Poi si rimbara un latinoamericano che non ci appartiene, ci stanno cercando di farlo. Ora la fanno utile. No, che mi fornì fra poco. Vai, che mi fornisci una punta di dove. Senti, il suono voglio sapere, varia, dal centro al... Oh, guarda, però, poi dopo un dato sta bella cosa. Ora si fanno solo delle varie zone della tamburriata. Bravo. Ah, c'è sta pure chi lo presentare mai la sera, è un altro articolo proprio, meglio chi. E dove sta? Però chi lo ha costa qualcosa e chiude. Fa niente, l'importante è che... Chi lo è proprio la madonna di fagna, dell'agro nocerino proprio. A il sera c'è una presentazione. Senti, tutte e due quanto ce li fai? Tutte e due. Se le vuoi fare guadagnare 2 euro, me dai 30 euro. State a casa. È stata tua cosa, tu hai un problema, che facevi? Io ti devo dare a proposito, prima che mi scordi. C'ho un debito che devo stringere, che non mi scordi. Tu hai assolutamente vabbè, scusa. No, mai la faccio succedere. Chi è ancora? Io l'ho fatto una bevuta. Che ti dà? Più sudati, certo. E qual è il problema? Stavo in buone mani. Che facciamo lì che prendi i soldi per mentre ci metto a muore? Ha ragione. Vabbè, però se devo fare un business. Allora, là quando ce l'ho? Quattro. Che ne sono per chiesto del loco? Allora, vediamo chi sta di lui. Che se passa per guadagnare sto milione di euro? Quindi, c'è la cosa.
Togliamo la cotta, togliamo la cruda, no? Andiamo a mandare però. Ma è di cupo, allora, guarda, all'onore. Allora domenica sei con noi? Da Baraonda. Dove sono le domeniche? La domenica sta la festa di bagna. Ah, importante. Domenica andiamo a vendere. Festa di bagni? E dov'è? Casca. E che festa è? Che sì, da buchi, festa della Maronna di bagna. Lo so, ma dico, spiegaci un po' la festa. La festa della Maronna di bagna. Bagni. C'è cosa dedicato? Quella del... Ma è iniziato già mercoledì. Mercoledì ci stavo fuori i bagni. C'era un lagno. E dici che su lagno la gente prima, anticamente, chi teneva la rogna, la malattia della pelle. Dici che andavano a questo posto di bagni e portavano il creatore, chi teneva questa cosa, e dici che guarivano con quest'acqua. Allora dici che questa acqua è diventata miracolosa. E perciò c'è bagni si chiama. Bagni, sì. E visto che quest'acqua era miracolosa e faceva guarire le persone, ci hanno fatto una chiesa, una cappelluccia. E ma quando è il mercoledì prima dell'ascensione, c'è la ricorrenza che si fa la processione, la gente ci vanno ancora, non lo so poi quest'acqua sia attualmente è sempre tra leggende e realtà. E il mercoledì inizia questa festa, questa fa o fosse i bagni. Fanno la processione, dicono la messa e poi dopo la messa, dopo l'atto sacro, si passa il tamburiato. E mercoledì è stato l'inizio. E mo domenica c'è proprio la chiesa principale di questa contrada di Scafati e c'è il raduno di tutti i tamborrari, giovani, vecchi, e sta tamborrando tutta aeronata. La domenica dell'ascensione. E poi l'unica vena, Corrado può venire a festa a Maiura, all'avvocata, e a massaggio 3 ore per. E la festa dell'avvocato invece che cos'è? La storia della Madonna. Che festa è? Che festa sempre di amore, però quella là non lo so la storia della religione, no? Non lo so che cosa. Che tamburiate si suona, va? La tamburiata della costiera mafilana, quelle con tutte le tamborne. Ah, quelle che sono. Sì, hanno fatto una mostra, è venuta il presidente della Camera di Commercio. Uh-huh. Mi ha insegnato il mio maestro, il Leone, di Scafati. L'impugnatura è diversa dalla mano destra e mano sinistra. Di solito le donne usano sempre la mano sinistra, questa è la sinistra. Gli uomini la mano destra, però molti uomini la suonano con la mano sinistra. Mi sembra anche il Leone. Sì, il Leone. Praticamente si tiene in alto, no? Come un tamburo normale, cioè la tamburo viene impugnata cioè l'impugnatura viene fatta con le dita e viene rivolta verso l'alto e la tamburo viene... Per far vedere come si impugna. Sì, allora l'impugnatura è il dito pollice sopra e altre due dita sotto e poi queste due... Sono chiuse, sono quasi chiuse. A prescindere dal peso e dalla grandezza, cioè sempre così l'impugnatura. Sì, questa è l'impugnatura. E poi il movimento è da fuori verso dentro. Sono sempre due tempi. Il movimento è in due. In due. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, e la mano l'accompagna. Dentro, fuori, dentro, fuori. Ci sono i tempi, possono essere uno più la botta, due più due, allora possono essere uno, due, due, tre, uno, due, tre, questa è la conclusione, è la stessa cosa, noi fai uno, noi fai due, noi fai tre, il motivo è sempre quello, il ritmo è sempre quello, allora come ti viene? Allora ora fai uno, due, generalmente la mano deve essere molto ferma perché altrimenti il suono non viene male come si dice scadenzato
Cadenzato. 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 Sono due tempi, è binaria la tamburata, no? Sono sempre due. E poi ci sta la votata, dove quando il tamburo batte forte. Dove... Quindi si stringe il tempo qua, diventa in uno poi alla fine. Sì, diventa in uno. Tan. Si stringe qua. E poi la voce fa... Si alza, si alza quando il cantatore alza, no? Cioè, allora sono due tempi e poi a un certo punto si diventa in uno. E in questo caso tutte e tre cose sono in contemporanea, ballo, canto, anche quando si suona normalmente, quando si canta normalmente. Però la votata, diciamo, quando i ballerini, quando il tamburo batte forte, i ballerini fanno la classica votata, la girano. Ma ha ancora un senso, dici, di approccio o era solamente in antichità così? Io so che praticamente quando c'è questo aggancio è anche un fatto di corteggiamento e di... corteggiamento, però ma oggi non è più così, penso. E non è più così perché di solito sono sempre ballerine, sono sempre donne e donne, oppure si balla uomo e uomo, quindi non può essere un corteggiamento. E allora si interpreta quello che poteva essere un po' diverso, perché doveva essere poi il corteggiamento di due persone che si incontrano, che si conoscono e magari si fidanzano, non lo so. Una volta succedeva. Adesso quando si fa la votata, oppure la votata, diciamo che l'abbraccio, la cosa, quando sono due donne, ma sono due donne competitive, sono due donne che si vogliono bene, però di solito è più una competizione. Che tu simuli, interpreta, diciamo, un corteggiamento, però non viene molto bene, cioè è più che altro un'interpretazione dei movimenti, diverso. È un ballo, invece, diciamo. È un ballo, Invece se viene fatto da una donna ha un altro significato. Per allenare il polso bisogna sempre fare lo stesso movimento per molti giorni, perché poi si stanca logicamente il polso. Sì, perché poi una volta presa la tecnica tu ci vogliono anche 20 minuti per sentire bene, perché la mano deve diventare tutt'uno con la tamburra, con la pelle, e quindi il suono diventa meno meccanico, più naturale. Ma io ho visto anche che la riscaldavano spesso con col fuoco proprio. Vabbè, ma quello quando è molto umido e fuori, allora la pelle si ammoscia, diciamo, e tende a diventare molto... quindi il suono non viene bene. Allora bisogna riscaldarla piano piano col fuoco, perché così la pelle si tende e diventa più dura, quindi suona meglio. Perché suonare con una tamburra mouche, a parte non si sente bene, poi rischi pure di romperla. E quindi questa è soggetta praticamente. Infatti molte persone preferiscono la tamburra sintetica, perché il concerto... cioè se fai uno spettacolo di sera o d'inverno, non è, cioè, il rischio che si può... Sintetica intendi non di pelle di... No, di plastica. Ah, di plastica industriale. Esistono anche tamburri di... Sì, molti tamburrari, anche nelle compagnie, oppure che ne so, nelle orchestre, no? Sono i tamburri con sintetiche. Il suono ne perde, immagino. Perde questa sonorità, diciamo, naturale. Praticamente il rapporto di un percussionista col proprio strumento, penso sia importante il fatto che ci sia la pelle animale, come ti devo dire. Cioè lo sente, secondo sonora, me, il musicista. Molto più sonora, molto più... Ma mi stai ripetendo? Sì. No, stai dicendo... Questa è una tamburra piccola, però voglio cercare di mettere i cembali a quella là grande, però io è pesante. Questa non è una tamburra napoletana, questa mi sembra che è marocchina. Questa non ce l'ha proprio la maena e manico, perché queste vengono anche suonate così. Molto pesante, non, cioè la tamburra delle tamburriate deve avere delle circonferenze precise e dei pesi precisi e delle... E quante le circonferenze di quanto sono in genere? Possono arrivare pure a 40 cm di diametro e l'altezza del cerchio varia dai 25 ai 35 cm a seconda di quello che si vuole fare. Se si vuole fare una tamburriata, allora è più alta la circonferenza, cioè l'altezza del cerchio. Mentre se si vuole fare una tarantella, la tarantella ha tre tempi, è
più basso, perché il suono del legno deve vibrare di meno. Allora, questa per esempio, questa è standard, è 10 cm di, no, 10 cm di altezza. Mm. Mentre il tamburello, diciamo, può essere 6, 7, a seconda di quanto lo vuoi fare, però di solito è 10 cm. Questo è un tamburello. Questo però è un tamburello, però deve essere più largo, deve essere 30 cm di diametro, 35. E questa di solito è 40 cm di diametro, la tamburra normale. Può essere anche di 45. Però è molto grande, 45. Poi a seconda della mano del tamburrello, l'ione possono, secondo me. C'era una bella sostanza, secondo me, da fare su un concerto intero, una cosa di questo peso. Ma quello è un fatto di allenamento, di tecnica, non è una questione di forza, anche di forza comunque. E secondo me la bravura del leone è data anche dalle sue caratteristiche naturali, cioè una manona grande, un braccio grande, quindi dipende anche dal suo fisico. Quindi potrebbe anche essere questo il motivo per cui, per esempio, il lavoro nei campi è associato a questo tamburo. Perché la resistenza fisica, la resistenza, il duro lavoro dei campi, la resistenza. E quello, cioè anche i movimenti, no? Quello di falciare, quello di mietere, no? Cioè dipende molto da. Coincide, no? Anche col ballo. Quindi ci sono dei movimenti che richiamano la terra proprio, la terra, cioè i movimenti dei campi. Per esempio, la tamburra quando batte così, quando. Questo lo dici, la musica o il ballo? Anche suonare la tamburra, cioè quando si mieta, si falcia, questo movimento qua. Aspetta. È un movimento che noi non facciamo normalmente, perché chi è che ha mai lavorato nei campi? No. Quindi non te lo so dire. Cioè, questo lo dicono, diciamo, i tamburrari. Chi è che ha vissuto nella campagna, è molto difficile per chi non ha vissuto nella campagna, però lo riconosci subito, perché comunque sta nel nostro inconscio. Cioè, un milanese magari, rispetto al napoletano, anche se non ho mai visto una tamburra io, cioè subito ho individuato quello che poteva essere la mia cultura nel mio inconscio. Invece magari un milanese ci mette più tempo, perché deve risalire forse a più generazioni di emigranti. E allora voglio dire, è molto più facile che io, che sono più diciamo più di una civiltà più rurale, no? Più vicina anche proprio all'origine geografica proprio. Che magari una persona che viene dalla Finlandia, perché se tu ci lavori in Finlandia può darsi che pure là riescono, perché ci sono state in Finlandia, pure là riesce a far uscire fuori qualche cosa di molto istintivo, di antico, molto diciamo. Antico, sì. Allora, però ci vuole più tempo forse per riconoscerla, questa cosa. Sì, pensavi sì. Cioè, il fatto tecnologico. Allora, praticamente dicevi? Ho tagliato la parte della capra, la schiena, la colonna vertebrale, questa è molto più sonora. L'ho tagliata un po' più grande del cerchio che si doveva andare a mettere, perché poi si deve poi tirare. Poi questa pelle qua, adesso la metto nell'acqua, perché si deve ammorbidire e deve rimanere circa mezz'ora, un'ora. Però noi vediamo un po' dopo, controlliamo se. Questa è acqua normale. È acqua normale. Cioè non ci metti nessun. No, è normalissima. Ma ci aggiungo un po' d'acqua perché qua. La metto qua e aspettiamo che si moscia. Vedete, questi sono i copertoni, no, i copertoni, le camere d'aria. Delle ruote. Allora, questa siccome è troppo piccola, la prendiamo di qua e poi ci facciamo il nudo. La prendiamo da questa calzata qua. Di lungo, dici? Sì, io sembro una donna.
Posso? No, perché questo è un lavoro. Vabbè, che c'è? Perdi molto di tutto quello che ti apparteneva prima, cioè il vestitino tutto bellino, cioè vesti sempre molto, cioè tu ti devi sporcare continuamente. Vabbè, poi quando la sera Sì. Si esce, che c'è? Quando la sera si esce se va a dormire, perché fa... Ma questa è una divisa da lavoro. Diciamo che poi non la uso la divisa da lavoro. Quando si va a casa non si esce, perché si è stanchi se si lavora. Sì. Questo è l'inconveniente dell'artigiano, che lavori molto e guadagni poco. Questo lo sta registrando. Sì. A meno che non sei un artigiano, diciamo, particolare, artistico, si chiama l'artigianato artistico. Quindi ogni pezzo ha un sacco di soldi, questo vuol dire. Sì, sì. Così si fanno chiamare gli artigiani, che cosa è. Questa qui quindi è un diametro standard, questa tamurra? Sì, questa è 40 cm di diametro. Questa non è una tamurra mia, ma l'hanno portata perché si era rotta la pelle, perché era una pelle sintetica, cioè trattata chimicamente, quindi è molto dura. Molto dura anche quando la vai a mettere nell'acqua. E poi non si stende bene, e poi si scassa, perché una volta, quindi è una questione di qualità, perché la pelle è fatta con una tecnica di 1000 anni fa, a mano. Messa nella calce per 6 mesi e poi tagliata, tolta col coltello. Infatti, ciao Lina, tutto a posto? Sì. Allora, questa non va bene, che è troppo. Troppo corto. Da prendere a marca? Va bene. Che è questo? Ho sbagliato. Questa è quella cosa che hanno fatto alla Camera di Commercio, ci sto pure io. Ah, sì? Sono già rimessi una cavallette. Vabbè, sempre qualcosa si c'è dentro. Vedete, sanno tutto il tuo canale. Tu hai pagato per farlo? No, ma non era una mostra dove si vendeva. Era una mostra dove le donne, le ministre devono far credere agli altri che ci stanno le donne che fanno le imprenditrici. Ah, ok. Vabbè, no, le donne che si puzzano i fan. Le come noi, eh? Le donne che fanno le imprenditrici, allora loro devono dimostrare a tutto il mondo che loro fanno le leggi per le donne sanapa. Deve avere un bel rapporto con gli insetti. Sì? Meno male. Allora. Allora capito, noi donne imprenditrici. Loro devono dimostrare. Sta registrando questo fatto. Oh madonna! Scusa, ma è una verità. Tanto io lo faccio vedere al ministro del al ministro delle pari opportunità. Ah no! Vabbè che ce l'hanno fatto la valletta a me. Non me lo importa, che veramente ce l'hanno fatto. Che settore che tengo? Se o va o non va, che non può essere altrimenti, devi andare per forza. Questa ragazza, ma si vuole rubare il mio mestiere. Vabbè, pure da me sono venuti 2 volte. I ragazzi della sua rossa sono bene in casa. Uh-huh. E un'altra, una signora che. A me mi viene il dubbio, cioè, che si sta ripigliando tutto il procedimento, la signora, i ragazzi sono bene in casa. Non è possibile perché il lavoro, non ci può stare competizione su queste cose, perché il lavoro è pesante, nessuno è disposto a lavorare veramente. Allora, è pesante e poco redditizio. Allora, per quando si tratta di lavoro, nessuno ti precede. Ma poi si tratta pure di un apprendistato molto lungo. Avere paura che... imparare a fare, devi... Lei non deve avere paura che gli copiano le copie. No, io non ho paura. Perché comunque per poter fare le cose. Faccio pastori e pulcinelli. Ah, bello. Perché quando si tratta di lavoro è sempre tardi quelle che ti copiano. Sì, che nappi a mio figlio. Che manichi le pitture. Ti raggiungono sempre tardi la gente che vuole lavorare.
Sai quando che ti copiano quando ci sta una cosa che si lavora poco? Allora si guadagna senza fare niente, allora là ti possono copiare. È così. Allora non c'è pericolo. Ma ritorno, va. Ok. Dico la verità, perché queste. Questa qua muta a che serve? Senza. Come si chiamano? Senza cembali. È per avere l'altro suono ancora, un'altra tonalità. È per avere un suono muto. Si usa nell'agronocerino? Dove si usa? Dappertutto? Si usa dappertutto, però. C'è proprio un posto specifico dove si utilizza. Secondo me è più per spettacoli. Musicale, teatrale, no? Per le tamburiate no, certo, non sicuramente. Anche perché penso io, se c'è solamente una tamborra poi senza. Senza cembali come fa? Quello suono viene proprio da cibo. Esatto. Parte dalla pelle, ma viene dai sonagli. Infatti questa qua che mi ha chiesto, che è rotta, è una che suona la fisarmonica e fa spettacoli teatrali, musicali e cose. Queste sono le molle che diciamo ricavo per poi fermare la pelle sul legno, no? Con la colla. Come con il putipù? Sì. Ne taglio due così, sono più sicura che regge meglio. Dopo mi dovrei aiutare perché. Sì. Però non so come fare a mettere la telecamera. Mo vediamo, un metodo si trova. C'avevo il cerchio da qualche parte, ecco qua, metto il cerchio su una parte della cosa, metto la pelle, metto la colla, il vinamil e al bordo del cerchio. Questo è come dovrebbe essere un pennello, giusto? Non lo è. Questo che legno è? Questo è un faggio. Faggio. Di solito i legni delle tamburre sono tutti faggio, però quello più sonoro in assoluto è l'acero. Poi ci sta l'olmo. Poi te ne accorgi dal colore. Il faggio è sempre questo colore chiaro, diciamo. Se è scuro viene tinto. Questi due li prendi già piegati, hai detto. Sì. Quindi diciamo il contadino da cui compri le pelli ti vende anche. Di comprare il cerchio già piegato. I cerchi. Li fa lui o li ricompra a sua volta? No, fa tutto lui. Lui c'ha la macchina, taglia lui l'albero e lo taglia gli stelli, poi lo pialla in una piallatrice. Quindi proprio dall'albero al cerchio? Dall'albero, sì, il cerchio. Dalla corteccia proprio dall'albero proprio con la corteccia. Toglie prima la corteccia. Poi lo taglia agli stelli, poi lo pialla, gli stelli lo pialla e poi lo gira con uno spessore, questo spessore qua del cerchio di questa. È circa un centimetro. È un centimetro. 10 mm. Non può essere più. Si prende la parte diciamo meno pelosa. Il trattamento poi della pelle, detto quanto tempo ci vuole dalla capra ad avere la pelle così? Se non la mette subito nella calce fa i vermi. Quindi praticamente si mette questa pelle nella calce
E poi dopo una volta che sei... Per quanto tempo? Per parecchio tempo. Per 6 mesi loro dicono. 6 mesi. Non ho mai... Adesso vuoi una mano, giusto? Non ce la fai, sennò chiamo... Non aspetta, ecco. Qualche signore qua. Aspetta. Sì. Lui è maestro da morrare. Mettete sì. Qua, però non vi fate male, no, perché no, sennò... No, qui basta, dritta forse, non... Perché la molla è piccola. Di tirare. O volete fare prima che tiro io, che c'è... Volete agganciare voi? Chiamate Onofrio. No, agganciate voi. Agganciate dal lato vostro. Non c'è male. Non signore, io non faccio male, però... E la molla è piccola. Aspettate. Tenete? La molla è troppo piccola. E che pensi pure che... Facciamo male. Aspetta, voi si bassi che tenete? Non ci ho fatte, oggi mandano due buoni perché voi non stavo domandando. No, non è che ci sapevo, io ho tenuto più forza, io mi volevo che voi mi facevo sotto. Sta sempre a forza, tutti che ci stanno gli anni, il lavoro che facevo io. Non puzza, non mi preoccupate, questa non puzza. No, è mamma te lo disinfettante qua. Sta bagno schiuma in due bagni, sta una cosa del bagno schiuma, comunque questa non puzza. Non puzza questa. Perché non è stata messa troppo tempo nell'acqua. Allora, basta una pizza. Ma quando ci avete messo poi sotto? Come no? Però subito si è ammorbidita, in una mezz'oretta. Però se si è ammorbidita lei. C'è una cosa molto in mano perché... Dopo un anno che sta gente dice che non c'è questo. Infatti è diversa come i colori rispetto alle altre, è più maculata. Più bella? Più tribale. Sembra quasi una cosa africana. Dopo non posso andare? Potete andare, vi siete guadagnate il paradiso. Ah, bravo, grazie. Ho comprato 1000 cose, ma dopo l'intervista la scritta da scrivere. Meglio che si tira un poco, no? Che sennò viene... La bravura del tamorraro e sapere anche quanto ne devi tirare, perché se viene troppo dura è tosta da suonare, se viene troppo moscia è moscia da suonare, poi si può rompere quando viene troppo moscia, però non è che ci vuole molta... difficoltà. Quanto tempo poi si incolla questo? Deve stare una giornata che si deve asciugare la pelle. Cos'è? Vinamil normale quello? Vinamil, sì. Thank you.
Corradi è il costruttore tamorraro del futuro. Nuove leve. Oh, che sto sfornando il pallone. Ma stai a giocare con il pallone, Corradi ha pure buono pallone. Oh, sono catta una squadra di Serie A. Oh, foto tamorraro. Ma stiamo prendendo le. Siamo in un crocevio fra la tamorra e il pallone. Cazzo, che squadra di via? Vai, vai, vado a rovina. Sì, squadra di Serie A proprio. Serie C2. No, chi lo fanno i provini, capito? No, da fuoco non era, sì. Io ero pure, sono portato di coppia. Ma è meglio che fate a muro in quell'ambiente? Lei ad amore, manco si capisce niente di più. Non ci voglio, come sapete? La cava non è in studio. Vabbè, ma... La cava a scuola non lo sapeva. La scuola non lo sapeva proprio. Dopo la treira facessimo fino a non stava la festa di bagno. Di che si passa? Ma come pisce veloce non passa, guarda. Ma chi se ne è visto questa lavarella? Aspetta lì, dice. Mentre invece poi Corrado fa vedere come si montano i sonagli. Chi ti ha imparato a suonare tamburo? Chi ti ha imparato? Chi mi ha imparato? Nessuno, è per me. Cioè dove hai visto? Ci da presto i vecchi. I vecchietti imparati. Vai Corrado, va, monti questa, monti. Monti i sonagli vicino a sta tamburella, monti. Quindi hai avuto un maestro tu, no? Come Corrado? Come tu stai insegnando a Corrado, tu hai avuto un maestro. Ma io sto insegnando a Corrado, è Corrado che viene da me, non ci ho mai detto alla fai fine, così. No, lui è... Però la tamura ti viene tramandata così, cioè, di padre in figlio, di... E penso che Corrado è fortunato di abitare vicino da me. Non lo so se lui la pensa così, fa la domanda pure a Corrado. Ma tu vai buttando però, ti figlio voglio, cioè, ci tieni o no? È normale che ci tengo. Se io vedo che tu ci tieni a... Corrado, quanti anni hai? Io 13. 13? Da quanto tempo costruisci d'amore, sogno d'amore, stai in questo ambiente? Sono 3 anni, 4 anni. 3 anni? Quindi da quando avevi 10 anni? Sì, sì. Hai fatto pure un festival, eh? Non sbaglio. Ci vede 4 adesso. Come hai imparato tu? No, vedendo dalle feste e poi quando vicino ad Antonio. Perché ti piace? Perché anche i miei nonni facevano queste. Ah, quindi è un fatto proprio di generazione. No, dico, quando suoni ti piace? Perché? Perché... No, perché anche adesso, anche ragazzi adesso fanno questo, no? Sono per il che senti, che mi devo guardare, non sento più. Ma fatti spettacolo, ti piace perché ti senti... Ti dà emozione però quando suoni, cioè ti emozioni, sì.
poco, ma fammi fra poco. Vai, 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 non finisci la punta di dove. Senti, il suono voglio sapere, va, vale, dal centro al... Oh, raga, però, poi dopo un dato sta bella cosa. Ora si fanno al suono delle varie zone della tamburrata. Bravo. Così a piccirillo, non mi preoccupare. Vedi come ad esempio come ci tene, come fa il passaggio. Ho fatto blu, avanzano di uno. Questo sta trick e ballacco gigantesco. Ma c'è che non mi ha detto. Ma va a stare presi, Giovanni. Sono le castagnette. Sono diverse però. Ma te più doppie. Bravo. No, una ripresa a questa lumi. Marsiglia, dovete, è inevitabile importare. Faccio qua a casa. Vedete che bella che piccoli. Giovi. Io vedevo che precipizio. La collana che sta facendo, guarda. Assurdo. Quella ripresa. Questi da vendere alle feste. Certo. Ma questi suonano, eh? Come souvenir. Sì, ma suonano. Ma dici che balacche piccolini.
Che bella questa. Su tutto il mondo. Cioè, queste non sono campane, sono anche... Questa, una rettangolare, non la vedo più. Eccola qua, vista. Quella esagonale, là. Questa è di Gianni. Ma cuociono. Ma questo è il libro che ti dicevo io già. Thank you.
4. Via, via, la esce, passa, non passa, sì, via, via, va che, va che. Thank you.
del puntello, ti fermerò sempre. Se noi partiamo con un tuo ritmo, no, perché tagliare? È sempre la stessa cosa. Eccolo qua il tempo che dopo.